Jocelyn Cano è morta all'età di 29 anni durante un'operazione per gonfiarsi i glutei. Da molti era conosciuta come la Kim Kardashian messicana per le sue forme e il suo grande potere social forte dei suoi oltre 13 milioni di follower. L'influencer viveva a Newport Beach, in California, ed è morta il 7 dicembre scorso dopo un viaggio in Colombia dove si era recata per l'intervento chirurgico. A provocare il decesso sarebbero state delle complicazioni sorte proprio durante l'operazione di sollevamento dei glutei. Il funerale della ragazza è stato trasmesso in streaming in diretta su YouTube dalla California Dakes Family Funeral Homes. Dal momento in cui è stata diffusa la notizia, si è scatenata online un'ondata di tributi da parte di amici, fan e follower, con molti che hanno espresso il loro shock per la sua scomparsa. Le complicazioni a questo tipo di intervento chirurgico si verificano quando il grasso viene accidentalmente iniettato nella vena di un paziente ed entra nel flusso sanguigno, formando coaguli. Uno studio ha rilevato che il tasso di mortalità derivante da questa procedura è di circa 1 su 3.000, ma secondo quanto riportato da USA Today i dati suggeriscono che potrebbe arrivare fino a 1 su 500. Pare che la ragazza scrive da Gospia sia deceduta dopo l'ennesima iniezione di grasso al lato B per averlo ancora più enorme. Il condizionale è d'obbligo perché la vicenda è avvolta dal misteriosa. Jocelyn era sparita dai social il 7 dicembre scorso, ma poche ore fa su YouTube è spuntato il live streaming del suo funerale, chiosa il sito di gossip fondato e diretto da Roberto D'Agostino. La drammatica storia di Jocelyn Cano conquista l'apertura di Dagospia, che con il suo solito stile irriverente anche nei momenti meno opportuni titola, si può morire per un C*****. L'esplosiva influencer soprannominata la Kim Kardashian messicana per le curve esagerate e soprattutto il più che ingombrante lato B sarebbe morta a 30 anni proprio a causa di un intervento chirurgico a cui si sarebbe sottoposta in Colombia, la patria dei ritocchini. Ti potrebbe anche interessare.